Amici della Domenica Sportiva di Rete 8, buonasera, ben ritrovati in rigorosa diretta. Un saluto, buon lavoro a Dino D'Angelo in regia e un ben ritrovato al nostro Gabriele De Bari. Ciao Gabriele, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Chiaramente parleremo, come oramai il nostro trend, del calcio di internazionale e calcio di Serie A in apertura e poi dalle 21.45 spazio al Pescara, l'ottima vittoria di ieri con Manuel Pucciarelli che sarà nostro ospite e interverrà dalle 22 anche il presidente del Teramo Franco Iachini. Dunque un grande numero della Domenica Sportiva. Io vado subito a salutare, che è collegato in diretta con noi, un grandissimo del nostro calcio ed ho davvero l'onore di poterlo annunciare alla Domenica Sportiva, Gabriele, probabilmente una delle bandiere del calcio di Roma, che è Bruno Conti. Sì. Ciao Bruno, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buonasera, un saluto a Gabriele. Ciao Bruno, Gabriele. Ciao. Io ho visto la partita di addio di Bruno Conti allo Stadio Olimpico. Sì. È stata una serata, penso che lo confermerà Bruno, di una commozione unica. Io ho visto la gente piangere quando Bruno Conti si è ritirato dal calcio. È passato qualche anno, Gabriele. Sì, però sono immagini che anche uno che non è tifoso della Roma, però ti rimangono, perché dici, ma un uomo, un calciatore, un simbolo può creare queste emozioni in... Erano 80.000, non so quante, 70.000, cioè una marea di gente. No, non ti nascondo, Gabriele, che era abbastanza preoccupato, perché tu ricorderai che il giorno prima, diciamo, del mio addio, abbiamo perso la finale di Coppa UEFA con l'Inter. E ero abbastanza preoccupato, pensando fra di me, che il giorno dopo magari per la delusione sarebbe venuta poca gente. Invece poi sono di più di 80.000 spettatori. Una cosa pazzesca. Molto piacere. Una cosa pazzesca. Ciao Ugo, chi era Ugo? Ciao! E c'è anche Ugo Trani, inviato del Messaggero, che insomma, Gabriele, che è parterre. Sì, beh, Bruno Conti è stato il calcio italiano, Ugo è una delle firme storiche del giornalismo italiano, quindi insomma... Te lo faccio salutare a te, Gabriele. Ciao Ugo! Adesso... Ciao Gabriele, ciao Bruno, grande Bruno, grande. Ciao Ugo, grazie anche a te Ugo per aver accettato il nostro invito alla Domenica Sportiva. Io a Bruno Conti volevo chiedere subito una cosa, perché io ero piccolino, Bruno, avevo 5 anni, ero in braccio a papà in quell'Italia-Brasile finita 3-2. Insomma, credo che quella giornata sia una di quelle che Bruno Conti non dimenticherà mai nella sua vita, no? Fu il migliore in campo, Bruno Conti. Ma io penso che è stata la vera finale, se vogliamo, perché con il Brasile abbiamo fatto un primo turno non bello e dopo aver battuto l'Argentina, chiaramente il Brasile secondo noi era la squadra più forte di quel mondiale e tutto sommato quando abbiamo, diciamo che sono stati anche abbastanza presuntuosi, se vogliamo, il Brasile, perché sappiamo che il Brasile poteva vincere, poteva anche pareggiare per andare avanti. Però noi andando in vantaggio 1-0, 1-1, 2-1 per noi, 2-2, il Brasile voleva vincere a tutti i costi e poi chiaramente era una nazionale che in quel secondo turno abbiamo veramente interpretato questo mondiale alla grande. Poi tra l'altro ti faremo rivedere qualche immagine di quella partita, Bruno, non so capire. Lui aveva la grande sfida con Falcao, che era suo compagno di squadra, giusto Bruno? Sì, assolutamente sì, perché non potrò mai dimenticare... Prima di partire per il Mondiale abbiamo fatto una foto al campo Tre Fontane, io, Falcao, Lidolm e Dino Viola. E Dino Viola poi in questa foto disse: da uno di voi due voglio una maglia campione del mondo. E qui è toccato a me portarla a Dino Viola, al nostro presidente. Meno male, Bruno, sei stato tu, dai. Però ma Paolo ha dimostrato veramente, ha fatto un grande mondiale. Sì. Ugo, ti lascio il microfono per un po' di domande a Bruno Conti. Ugo. Sì, eccomi. Ecco, ti lascio il microfono mentre rivediamo quell'Italia-Brasile per un po' di domande a Bruno Conti. Bruno, quella partita è quella che praticamente vi ha fatto capire che eravate la squadra più forte, che eravate tra i protagonisti, non eravate una squadra normale, penso, no? Perché fino a quel momento tutti vi davano per perdenti. È vero che avevate fatto una gran partita con l'Argentina, però la credevano più qualcosa di casuale. Lì avete capito che potevate pure arrivare fino in fondo e vincere questo mondiale. Assolutamente sì Ugo, anche perché dopo il primo turno andando avanti con tre pareggi
c'era un minimo di preoccupazione, non disputando il primo turno male. È chiaro che l'Argentina è stata quella partita, Ugo, che ci ha dato anche nella testa, no? Incontrando il Brasile, sapendo che avevamo soltanto il risultato, il Brasile ne aveva due, per cui non avevamo nulla da perdere, e dopo aver battuto il Brasile, credimi Ugo, abbiamo pensato che non ce n'era per nessuno, perché il Brasile, insomma, non ci dimentichiamo quello che aveva in campo, come altrettanto l'Argentina, avendo battuto queste due grandi squadre, poteva poi capitare chiunque, che ormai eravamo veramente molto ma molto ottimisti. Che poi quel giorno a Barcellona c'è il risveglio assoluto di Paolo Rossi, che non ha mai segnato, e tutti attendevano quello, ed era sempre al centro delle polemiche. È stato difficile, non credo, per Berzot difenderlo, perché non riusciva a segnare. Assolutamente no, anche perché sappiamo, no, quello che c'è stato prima della partenza, lasciando a casa Roberto Bruzzo, che era il capocannoniere, Paolo Rossi, i problemi che ha avuto, tutti sappiamo. È stata una scommessa alla fine vinta da Berzot, perché ha sempre creduto in Paolo Rossi, a parte il primo turno, come tutta la squadra. Poi ha cominciato a sbloccarsi, e lì è stata la rinascita di Paolo, è vero un po'. Di quella giornata, voi stavate in Spagna, in Italia c'è un racconto bellissimo, che è quello della gente che si è riversata in piazza, perché quella vittoria col Brasile in quel modo, con grande Brasile, come dicevi te, solo un risultato, per loro ce ne avevano due, gli stava bene pure il pari. Molta gente è uscita in strada a festeggiare sul 4-2, non sul 3-2, perché credeva fosse valido il gol di Antonioni. Per loro era valido, era quasi a fine partita, e loro non stavano più nella pelle, e sono usciti tutti. Infatti era gol regolarissimo, tutto sommato, quello di Giancarlo, convinti che avesse dato questo gol, invece alla fine tutti a scappare, anche perché mancava pochissimo alla fine. Però poi abbiamo rischiato, se ci ricordiamo, la grandissima parata di Dino Zoff quasi a fine partita, per fine. Cui lì ha salvato poi il risultato, Ugo. Con la palla tenuta sulla linea, ti ricordi? Bravissimo. Ugo, scusami Gabriele, Ugo e Bruno, io vi interrompo solo un secondo, perché diamo il benvenuto alla nostra Domenica Sportiva, un altro grandissimo del calcio, protagonista di quell'Italia-Germania. Sono 50 anni, no Gabriele? Sì, sì. Il super portiere Enrico Albertosi, che è collegato in diretta con noi. Buonasera Albertosi. Buonasera a tutti. Ciao Ricky. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io vi lascio il microfono, potete parlare tra di voi, perché per me è un onore avere questo parterre di ospiti. Volevo soltanto dire una cosa prima che parla Gabriele. Io l'altra sera ho visto delle immagini, credetemi, per rivedere Italia-Germania è stata una partita da pelle d'oca. Mi sono veramente molto, ma molto emozionato. Per cui, grande nazionale, e un saluto e un abbraccio a Ricky. Ciao Bruno. Pensa a me, che dopo 50 anni mi emoziono ancora a vedere quelle immagini che mai più avremmo pensato, dopo la partita, fosse diventata una partita così importantissima come è venuta. Vero. Il risultato, riprenderlo e poi chiudere con Gianni Rivera. Complimenti, sì. grande nazionale. Ricky. Beh, anche qualche nazionale vostra è stata grande, dai. Ho sentito. Dai, Ricky, poi alla fine quando si vince del Brasile. Però arrivando in finale, è chiaro, poi si è incontrato il Brasile, che è altrettanto una grande squadra, e chiaramente la partita è andata come è andata. Però sì. La partita è incredibile con la Germania. Bellissimo. Io credo che quell'attacco lì il Brasile difficilmente lo avrà. Perché Jair Stigno, Gerson, Pelé, Tostão e Rivelinho sono giocatori... Sono d'accordo. Infatti, se vogliamo, noi in quella nazionale che abbiamo vinto contro il Brasile nell'82, a parte Eder, via dicendo, davanti avevano Serginho, che ci ha un po' graziato, se vogliamo, anche sullo 0-0, per cui hai detto dei nomi incredibili. Comunque... eravamo partiti solamente per passare il primo turno, siamo arrivati in finale, l'abbiamo persa, ma abbiamo secondo me disputato un campionato del mondo eccezionale, al quale nessuno dava credito, a quell'Italia lì.
Ma io penso, Ricky, più o meno è stata la nostra stessa cosa. Sappiamo con quante difficoltà e problemi siamo partiti e tutti ci facevano già il primo turno a casa, per cui poi si è dimostrato veramente anche noi. Non dimentichiamo che avevamo il gruppo Juventus, Antonioni, Graziani, Oriali, insomma Bergomi, veramente poi è uscita una grande nazionale. Sì. Noi eravamo il gruppo del Cagliari, che avevamo vinto il campionato, per cui diciamo che quando affronti il girone dei campionati del mondo dopo che sei stato eliminato per 2 anni consecutivi al primo turno, un anno dal Cile, l'anno dopo dalla Corea, sai, non giochi tranquillo le prime partite. Tant'è vero che poi, dopo aver passato il turno, ci siamo sbloccati con il Messico, poi c'è stata la grande partita con la Germania e la partita persa in finale, però fino al 70esimo eravamo 1-1, per cui non abbiamo nulla da rimproverarci. Assolutamente no, veramente. Ricky, il 1970 è stato il tuo anno magico. 50 anni fa hai vinto l'unico scudetto con il Cagliari e 50 anni fa la partita del secolo. Ti emozioni di più a pensare allo scudetto con il Cagliari o alla partita della Zega? Beh, sono due cose che non nessuno, soprattutto chi ha partecipato, potrà mai dimenticare, perché vincere un campionato in Sardegna io credo che nessuna squadra potrà ripeterlo. E vincere una partita come abbiamo vinto con la Germania, dopo che ci avevano raggiunti al 92esimo e poi superati subito dopo l'inizio del primo tempo supplementare, a nessuno avrebbe pensato che avremmo poi vinto la partita. Ma diciamo che dal 68 al 70 sono stati 2 anni incredibili, perché 68 avevamo vinto il campionato europeo a Roma, 70 ho vinto il campionato col Cagliari, 70 il campionato col Cagliari, 70 semifinale con la Germania. Io credo che per un giocatore più di così non possa avere. Assolutamente. Io volevo fare un'ultima battuta ad Enrico Albertosi prima di salutarlo. Le volevo chiedere un po' questa Serie A di oggi, insomma, che giudizio si è fatto soprattutto per questo finale, questo campionato ovviamente un po' anomalo per via dell'emergenza coronavirus, scontro al vertice, chi vede favorito? Ma io credo che sono la Juventus, vista in queste ultime 2 partite di Coppa Italia, non mi sembra una Juventus ancora in condizioni come avevamo lasciato prima del Covid. Ora sono curioso di vedere la Lazio, perché ancora non ha giocato, però io credo che Juventus e Lazio se la disputeranno fino alla fine questo campionato. Gabriele De Bari, prima di salutarla, Albertosi. Enrico, io ti devo ringraziare ancora, perché sei stato l'unico grande calciatore che mi ha concesso l'intervista in casa sua. Quando venni a trovarti per i 70 anni in Versiglia, in genere i calciatori non danno mai questa confidenza ai giornalisti. Ma siamo giocatori vecchio stampo. Sì. Ti volevo chiedere, perché non passasti alla Juventus, che è uno dei tuoi grandi rammarichi della vita? Perché purtroppo Riva non ha voluto accettare il trasferimento. Io ho cercato di convincerlo tutta la notte, però non ci sono riuscito, e sicuramente non avrei vinto solo 2 campionati, ma ne avremmo vinti molto di più. Però hai vinto l'unico con il Cagliari e la stella con il Milan, quindi il Milan, due campionati che contano tanto. Ma se andavamo alla Juventus ne vincevi 10, 8, capito? Sì. Vedo che sorrideva Bruno Conti e sorride anche Ugo. No, sorrido perché poi oltretutto Enrico aveva un piedino alla grande, il sinistro, che faceva quello che voleva, per cui grande, Enrico, era grande. Una sinistra mancata. Vedi? Ugo, volevo sapere se avevi tu una curiosità per Albertosi prima di salutare il nostro super portiere. No, la curiosità è che tutti si ricordano il 4-1 della finale col Brasile.
ma fino all'1-1 l'Italia era stata in partita 70 minuti. Per 70 minuti l'Italia, nonostante fosse un grandissimo Brasile con grandissimi giocatori, soprattutto offensivi, con la fatica dei supplementari con la Germania, l'Italia ha avuto più occasioni del Brasile fino all'1-1. Eh sì, sull'1-1 abbiamo avuto un'occasione con Domenghini, che la palla è andata fuori di poco a portiere battuto, che se probabilmente fossimo andati in vantaggio non lo so come sarebbe andata a finire. Alberto, io la ringrazio per il suo preziosissimo contributo. Ciao Ricky. Ciao, Ricky. Ciao, Bruno. Ciao, Ricky. Tante cose. Ciao. Grazie ad Alberto. Sì, possiamo fare la stessa domanda anche a Bruno Conti, sì, e Ugo su questa lotta al vertice in questo campionato di Serie A. Volevo sapere un po', Ugo Traini e Bruno Conti, cosa ne pensavano Juventus e Lazio. Anche l'Inter viene fatta fuori, quindi secondo te l'Inter è oramai out? Beh, la classifica dice che l'Inter ha da recuperare tanti punti. Sì. Tu dici di no? No, io penso che è chiaro, in questo momento c'è la difficoltà, penso, da parte di tutti, perché ricominciare in questa maniera, e abbiamo visto anche sotto l'aspetto fisico le difficoltà che si possono incontrare, per cui è da valutare chi starà meglio, perché è tutto da giocarsi, insomma. Come ha detto Ricky, chiaramente in questo momento Juventus e Lazio si contendono, diciamo così, questo scudetto, ma vedete come ci si arriva. Anche questa sera, che ho visto un po' l'Atalanta, all'inizio ha avuto delle occasioni Sassuolo, poi non ha sfruttato, poi c'è stato, insomma, questo vantaggio dell'Atalanta. Bisogna aspettare perlomeno 2-3 partite per dare un giudizio. Bruno, aspetta, volevo sentire Ugo sul campionato di Serie A. Ugo. Sì, io a parte non ho l'esperienza, appunto, di Bruno, dei tecnici, ma è solo quella che è l'esperienza giornalistica. Pure, però, secondo me bisogna aspettare, perché non sappiamo come stanno le squadre. Faccio un esempio. Per me, io ho visto l'altra sera il Napoli, Gattuso ha una rosa incredibile, molto meglio di tante altre squadre che gli stanno davanti, proprio come completezza, però sta troppo dietro, per esempio. E io ho visto molto bene l'Inter con il Napoli, però è uscita dalla Coppa Italia, in più gli sono fatti male Brozovic e Sensi, importantissimi per il calcio di Conte, per cui alla fine noi, nel tirare le somme, non sappiamo chi realmente sta bene, perché ricominciamo dopo quasi 3 mesi. E tutto il calcio, ecco, l'Atalanta stasera sta dominando alla fine col Sassuolo, ma ha perso subito, ammonito Pasalic, contro la Lazio non ci sarà, e sta male Ilicic, si è fatto male il riscaldamento. Non sarà la stessa partita, cioè l'Atalanta che gioca dopo 3 giorni, voglio vedere come sarà. Ecco, ci sono tutte queste valutazioni che influiscono. Se fosse una giornata sola dici do tutto, quando il campionato ne mancano 12 è tanto, c'è da vedere, può succedere ancora di tutto. Assolutamente, sono d'accordo Ugo, d'accordo. Chiedo naturalmente, scusami Gabriele, l'opinione anche di Francesco Guidolin, che è collegato in diretta con noi. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, un caro saluto a tutti gli ospiti. Chiaramente... Ciao Francesco, ciao. Ciao Bruno, ciao. Parlavamo con Bruno Conti, con Ugo Traine e con Gabriele De Bari, Guidolin, di questa lotta al vertice, sì. Juventus, Lazio e l'Inter, che classifica alla mano, oggi è un po' staccata. Volevo sapere l'opinione di Guidolin. Beh, avrete detto anche voi che sicuramente un po' di vantaggio ce l'hanno la Juventus e la Lazio, però l'Inter, se dovesse vincere stasera il recupero, si porterebbe a una distanza non proibitiva, e come sentivo nell'intervento precedente, alla fine dell'intervento precedente, questa è una fase del tutto nuova, piena di complicazioni dovute soprattutto al fatto che si riprende a giocare dopo 3 mesi, dopo 100 giorni. Questa è la cosa più dirompente, diciamo così, e più sorprendente, e che può creare più disagi alle squadre. È chiaro, sono tutte sullo stesso livello, però è qualcosa di mai visto, che non abbiamo mai affrontato, che ti incuriosisce anche, ma che mette in fila una serie di punti interrogativi. Gabriele De Bari per Francesco Guidolini. Io a Francesco vorrei chiedere una cosa personale: come mai il grande calcio si è scordato di un grande tecnico come Francesco Guidolini? Ma non è mica vero che il calcio si è scordato di me, anzi in questo periodo, in questi ultimi anni, ho ricevuto tantissime offerte che mi hanno fatto proprio pensare che, così, un po' di
senza, con umiltà comunque mi viene da dire che ho fatto un buon lavoro, sì, per tutto, perché mi sono stato cercato veramente fino a pochi mesi fa. E perché non ha accettato, mister? Perché non, perché non sono ha... perché sono state delle scelte mie personali. Ah. Mi piacerebbe finire, non ho ancora rinunciato alla panchina del tutto, ma mi piacerebbe farlo in un contesto che non è ancora arrivato, e quindi ho scelto io, in poche parole ho scelto io. Okay. Francesco, se dovessi definire Bruno Conti con un aggettivo, che ci sta ascoltando e collegato in diretta, come lo definirebbe Guidolin? Un fantasista meraviglioso, un giocatore straordinario, un attaccante esterno con straordinarie qualità tecniche, che ci ha fatto impazzire di gioia insieme ad altri compagni di squadra quando hanno conquistato la Coppa del Mondo, e che ci ha fatto divertire, che si è fatto apprezzare per tutto quello che ha fatto in carriera nella Roma. Bruno. Francesco, ti ringrazio, ma non ero bravo io, era sempre la solita finta, ma gli altri che non la capivano, capito? Non è. Sì. Ugo Traini per Francesco Guidolin, prima di andare in pausa pubblicitaria. Ma la domanda è proprio su una delle formazioni che stanno facendo meglio in Europa delle italiane, cioè l'Atalanta, perché noi parliamo sempre del campionato, l'Atalanta è l'unica delle italiane già qualificata ai quarti di Champions, ma può andare ancora avanti? Lei che conosce bene l'ambiente di Bergamo e anche il lavoro che sta facendo Gasperini. Il lavoro di Gasperini, della sua squadra, della società è sotto gli occhi di tutti da tempo, che progettano, che programmano, e di anno in anno stanno facendo sempre meglio, e quindi in una situazione come quella che si sta vivendo, cioè con partite in rapida successione in tutti i campionati che hanno ripreso, con la formula della Coppa dei Campioni fatta ad eliminazione diretta, può succedere di tutto, perché l'Atalanta è una squadra fortissima che ha grande entusiasmo e grande voglia di arrivare in alto, e il fatto di poter giocare, mi sembra, il quarto di finale in gara unica, no? Perché mi sembra sia così la formula, la mette nella condizione che può giocarsela con qualsiasi tipo di avversario, perché se devi affrontare squadre come Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, è meglio giocare 90 minuti che 180. Certo. Assolutamente, tra l'altro io voglio raccontare questo mio piccolo aneddoto, perché è una cosa in comune con Francesco Guidolin. No, anche tu, ma tu però non sei un atleta, dai. No, però io ho seguito 22 giri di Italia con ho Guidolin. Capito, ma tu non sei un atleta. Francesco, io ho una grande passione in comune con te, che è la bicicletta. Vengo oggi da un allenamento di 6 ore, quindi diciamo che... Mamma mia! Tra l'altro io feci quella lunga pedalata con Davide Nicola da Crotone a Torino in diretta con Sky Sport, eravamo in due, doveva venire anche Francesco Guidolin a una tappa, mi avevano detto. Avevo detto a Nicola, avevo parlato con Nicola al telefono. Sì, sì, ero con lui. Se hai bisogno di aiuto, vengo a tirarti per una cinquantina di chilometri da qualche parte, poi ce l'avete fatta senza il nostro aiuto. Gabriele, l'ultima domanda per Francesco Guidolin? No, nell'augurare che ritrovi presto una squadra alla portata della sua qualità, perché è un grande allenatore, è stato, quindi spero che possa trovare. Vai a vedere le partite, mister, qualche volta, non oggi, ma prima del Covid, andavi agli stadi o sei sempre uno spettatore televisivo? Beh, dal vero sono andato per lavoro e riprenderò mercoledì, martedì, per fare Verona-Napoli per DAZN. E qualche volta sono andato allo stadio anche sono stato a vedere il Vicenza, che è un club che mi è rimasto nel cuore, e sono molto contento sia tornato in Serie B, eccetera. Però l'ho fatto soprattutto per lavoro, per il resto tanta TV. Perfetto, allora io ringrazio Francesco Guidolin per il suo prezioso contributo, speriamo di vederlo presto su una panchina importante come merita, sempre in bici, mi raccomando, mister. Ciao Francesco, ciao. Ciao Bruno, un saluto. Ciao. Allora, noi andiamo in pausa pubblicitaria, qualche minuto, poi volevo far commentare a Bruno Conti e Ugo Traini una cosa del Napoli che riguarda da vicino l'Abruzzo, e salutiamo i nostri ospiti. Pubblicità. Voglio fare una domanda a Bruno. Prego, Gabriele, dopo la pubblicità. Siamo tornati in diretta, siamo tornati con la Domenica Sportiva. Avevi una domanda per Bruno Conti? Sì, una domanda per Bruno Conti personale. Io ho visto Bruno giocare tante volte Daniele nel Cagliari, bandiera, capitano.
era un gran giocatore, non pensi che abbia avuto meno del suo valore tecnico da una carriera comunque importante, ma poteva avere qualcosa in più? No, direi di sì, ma Daniele è capitato anche in Germania, altre realtà importanti, e il fatto è che Cellino era innamorato di Daniele e qualche si avvicinava a richiederlo, perché tutto sommato poi l'ha portato avanti battendo tutti i record, di Cellino, di Cera, per cui Daniele ormai Cagliari se la sentiva dentro, come quando gli fanno la domanda che magari avrebbe meritato una convocazione in nazionale. Sì, è quello che mi riferivo a quello praticamente, sì. Sì, beh, c'è stato un periodo che veramente ha fatto grandi cose Daniele, però poi ha sempre detto la mia nazionale è stato sempre il Cagliari. Chiaro, si sarebbe aspettato un qualcosa di diverso, ma ha fatto grandi cose nel Cagliari, tuttora è rimasto a vivere lì. Beh sì, perché ormai lui viveva a Cagliari, era amato, bandiera, proprio capitano, era il Cagliari, insomma, era la sua seconda casa. Ma lì adesso dopo 18 anni veramente la gente è innamorata. Sì, sì, adesso è responsabile della primavera, gestisce il settore giovanile, lo fa con grande passione, per cui sono contento. L'ultima di Traini per Bruno Conti e poi facciamo commentare una cosa molto carina per lo sport abruzzese che riguarda una società di Serie A. Traini. Gli faccio una domanda sulla nazionale. Questa nazionale di Mancini, che è molto giovane, il fatto che si gioca l'Europeo con un anno in ritardo può essere un vantaggio che questi giovani, giocando questo finale di campionato e anche il prossimo, arrivino più preparati poi all'Europeo dell'anno prossimo, con un anno in più nelle gambe, diciamo? Guarda Ugo, non ti nascondo che questa nazionale a me mi sta entusiasmando, perché veramente sta facendo un grande lavoro Mancini, tanti esperimenti, tanti giovani. Però ti posso dire, è ancora più importante per la nazionale tra un anno fare l'Europeo, perché tutto sommato assume ancora più veramente gruppo, collettivo, del lavoro che sta facendo Roberto. Per cui è un'esperienza ancora in più per questi ragazzi, ma tutto sommato già cominciamo a vedere i vari Chiesa, Barella, via dicendo, quello che sta creando con questo gruppo. E sono convinto che con un anno di lavoro, secondo me, ci darà grandi soddisfazioni, Ugo. Allora, io avevo... Tra l'altro, tanti giocatori che un po' a Cagliari, Barella, anche con Daniele, giocatori della Roma che stanno da Zaniolo a Pellegrini, ma anche tra i possibili volovati che convocate anche Scamacca, che è uno che sta già nel giro, che te è venuto a Tricolore, cioè tutta gente te conosci molto bene, di tutte le età, diciamo. No, che conosco bene, ma soprattutto che Roberto sta valutando, no? Da spazio a tutti, perché sapendo e segue il lavoro che fanno nelle proprie società, giovani ma molto interessanti, e questo è molto bello. Allora, io avevo promesso una notizia importante per il calcio abruzzese, perché una squadra di Serie A, che ha appena vinto la Coppa Italia, che è il Napoli, verrà l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre a Castel di Sangro e Roccaraso per svolgere il ritiro estivo. In questa foto vediamo l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, che ieri con il presidente Marsilio e con l'assessore allo sport Liris, oltre al sindaco di Roccaraso e di Castel di Sangro, ha incontrato allo stadio di Castel di Sangro, insieme anche con il presidente Gravina, il presidente Aurelio De Laurentiis. Queste sono proprio le immagini di ieri, e quindi per l'Abruzzo questo, Gabriele, è un motivo di grandissima soddisfazione, un grande risultato della regione Abruzzo, portare il Napoli, che ha appena vinto la Coppa Italia, qui in Abruzzo. Questo era quanto vi volevamo dire. Vedo collegato con noi, e poi salutiamo Bruno Conti e Ugo Traini, Manuel Pucciarelli, che è l'attaccante del Pescara, grande giocatore in Serie A con l'Empoli, arrivato dal Chievo, che ieri al debutto con la maglia biancazzurra ha realizzato il gol dell'1-0. Ciao Manuel, buonasera. Ciao, buonasera Enrico, buonasera a tutti. Ecco, ciao, volevo grazie, sentirti grazie dire un po', Manuel, prima di salutare Ugo e Bruno, che effetto ti fa vedere Bruno Conti lì al tuo fianco, un giocatore che era abbastanza rapido come cambio passo e come alla destra, che dici? Ma innanzitutto è un piacere, un onore parlare dopo Bruno Conti, perché non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa. E ogni tanto riguardo le sue partite, che quando le fanno rivedere...
era veramente forte, io non posso dire altro. Bruno, grazie, ti ringrazio. Che grazie. Consiglio ti senti di dare a Manuel Pucciarelli per questo finale di stagione in maglia biancazzurra del Pescara? Ma io penso che bene o male, a parte la partenza che veramente ha fatto bene, io è andato in una realtà dove poi ho anche degli amici all'interno del Pescara, per cui i consigli a volte diventa anche un po' un fatto, diciamo, personale, ma a lui è tutto il bene possibile, perché già con questa partenza e soprattutto a Pescara mi auguro possa fare grandi cose con questa società. Io ringrazio Bruno Conti e Ugo Traini per il loro preziosissimo contributo. Ciao, grazie. 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 La domenica sportiva. Bruno, ti posso raccontare un piccolo aneddoto prima che chiudi? Sì, sì. Io 2 anni fa ho sperato nel mio piccolo che venissi a rinforzare una società della mia città. Io sono dell'Aquila, c'era stata questa speranza, poi non si è fatto nulla. Ti dico che mi è dispiaciuto molto che non sei venuto. Assolutamente, ho fatto lì un salto, abbiamo cercato di organizzare un qualcosa, poi non ci sono stati i presupposti per portare avanti il tutto, solo questo è il motivo. Un abbraccio a Bruno Conti, un abbraccio a Ugo. Grazie Traini. A voi, ciao. Buona ciao, serata. Bruno. Grazie. Ciao, Bruno. Ciao. Ciao. Allora, io torno da Manuel Pucciarelli, vedo anche il collega Orlando D'Angelo della Gazzetta dello Sport che è entrato nella nostra diretta. Ciao Orlando, buonasera, ben ritrovato anche a te. E torno da Manuel Pucciarelli. Manuel, allora, debutto in maglia biancazzurra, il gol che ha sbloccato la partita, la vittoria, e quindi diciamo che è stata la giornata perfetta per te. Ma sì, non potevo chiedere di più. Era quello che sognavo da un paio di mesi. È andata, insomma, come volevamo. Volevamo vincere, ci siamo riusciti, quindi siamo veramente contenti. Sappiamo che mancano ancora 9 partite fondamentali, però una partenza così ci fa ben sperare. Orlando D'Angelo, subito una domanda per Manuel Pucciarelli, poi volevo sentire un po' Gabriele De Bari, perché Manuel viene dal calcio di Serie A con l'Empoli, io mi ricordo delle giocate importanti. È ancora giovane per poterci ritornare. Appunto, Orlando D'Angelo. Assolutamente Manuel, sei giovane per poterci tornare, quindi ovviamente speriamo già, è inutile che diciamo cose scontate, ma speriamo di tornarci insieme con te. Io ti chiedo come ti senti fisicamente il giorno dopo una partita di 90 minuti che per te è la prima partita del 2020, no, almeno la prima partita da quando sei a Pescara ed è la prima partita forse in 6 mesi o giù di lì, quindi come ti senti? Perché adesso una delle grandi valutazioni da fare è il recupero fisico dopo queste partite, no? E tra una partita e l'altra. Sì, sì, esatto, il problema principale potrebbe essere questo, però mi aspettavo di stare peggio sinceramente, perché come appunto hai detto era 6 mesi che non giocavo, mi aspettavo veramente di, anche in campo di stare peggio, invece sinceramente sto bene, ho già recuperato, vorrei, poi magari sarà anche per come è andata la partita, sarà che comunque abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, che sono tanto carico. È sicuramente una cosa a favore questa, però sia io che anche i ragazzi stamani ci siamo visti al campo, stiamo bene. Ecco, noi stiamo rivedendo le immagini, Manuel, della partita di ieri, 90 secondi di highlights. Mi racconti che partita è stata? Sia la differenza tra il primo e il secondo tempo? Secondo me i primi 20-25 minuti si è visto un po' da tutte e due le parti, si è visto il fatto che non giocavamo da tanto. Come ho detto prima, non è facile dopo tanti mesi che non giochi ripartire subito forte, quindi non lo so, ci siamo un attimo studiati, abbiamo capito un po' come andava la partita, però abbiamo anche fin da subito, come abbiamo visto nell'occasione di Memushai, abbiamo avuto noi le occasioni, quindi secondo me abbiamo fatto bene. Poi il secondo tempo meglio sicuramente rispetto al primo, loro sono un po' calati, va detto, sono un po' calati fisicamente, mentre noi abbiamo retto benissimo, quindi in questo momento chi sta meglio fisicamente può dire la sua. Secondo me stiamo meglio fisicamente, almeno rispetto alle Sabbia sicuramente, però col fatto che ci siamo allenati fin da subito, secondo me stiamo meglio anche di tante altre squadre. Ecco, questa è una considerazione che io stracondivido, Manuel. Adesso abbiamo visto intanto un tuo taglio per l'occasione di Memushai, hai praticamente liberato il movimento di Ledien e Memushai, lì poi peccato perché Provedel è stato molto molto bravo. Ora,
con le immagini. Tra un po' andiamo a rivedere il gol, non so se tu riesci a vedere le immagini, Manuel. Sì, le vedo. Ecco, perfetto. Allora vorrei, intanto questa è l'azione di Grigorios Castanos, vorrei che ce lo commentassi tu il gol, perché ora sta per arrivare, dovrebbe essere l'azione successiva, il gol del vantaggio, quindi ti chiedo di commentarcelo appena arriva tra pochissimo. E che cosa è significato per te realizzare subito in maglia biancazzurra? Ma eccolo il gol, vai. Intanto è stato bravissimo Zappa, perché è andato a pressare il terzino. Non è facile in questo periodo andare a pressare un giocatore, questo posso dirlo, e poi si vede che, vedi, mi ha visto e me l'ha proprio passata, quindi insomma ha fatto una bella giocata lui, ha fatto un grande assist Zappa, come si vede me l'ha proprio passata, e niente, poi diciamo sono stato abbastanza lucido nel scartare il portiere. Quelli sono momenti, sono attimi dove non pensi tanto a quello che devi fare, ma lo fai, cioè fai qualsiasi cosa per far gol, quindi non è stata una cosa pensata o preparata, ecco. Intanto Manuel, vedo collegato con noi anche Claudia Marrone, che è giornalista di Tutto Mercato Web, segue la Serie B, e quindi tra un po' vado a salutare anche Claudia Marrone per le sue domande a Manuel Pucciarelli. Gabriele, ti volevo chiedere se questo Pescara, con questa condizione atletica, soprattutto quello del secondo tempo, e con questo Manuel Pucciarelli, che io lo dissi già da gennaio, per me è un giocatore di Serie A e non capisco come mai abbia avuto problemi a Verona con il Chievo, possa provare a guardare la zona playoff. Noi, so che ti faccio arrabbiare se dico così, Gabriele. Noi non sappiamo la condizione delle altre squadre. Abbiamo visto la Juve Stabia, che non sta come il Pescara. Ma le altre squadre come stanno, mica lo sappiamo. Poi non può bastare un successo per parlare di Serie A. Il Pescara deve pensare a salvarsi il prima possibile e poi vedere, valutare le varie situazioni. Però se dico che Pucciarelli è un grande giocatore, sei d'accordo? Grande è un aggettivo che io uso raramente. È un buon giocatore per il Pescara conta molto su di lui per tornare in Serie A, magari non quest'anno, l'anno prossimo, se la società verrà ulteriormente potenziata, se arriveranno altri giocatori importanti, lui è uno su cui ci si può fare affidamento. Manuel, scusami Gabriele, ti dico che Gabriele è così severo, ma sai perché? No. Perché Gabriele De Bari in 27 anni... No, 35. In 35, scusami Gabriele, ha avuto a che fare, prima mi faceva vedere gli autografi di Van Basten quando seguiva il Milan, poi ha stretto amicizia con Shevchenko, con questi giocatori qui, quindi resta molto severo nel giudizio, ma già che ha detto che sei un ottimo giocatore è un complimento super, che lui non fa mai. Giustamente, poi in ogni caso come ha detto giustamente, ha detto una cosa giusta, nel senso che a parte personalmente ha detto una cosa giusta sulla squadra, che una partita sì è stata importantissima, abbiamo vinto e siamo tutti contenti, però pensiamo partita dopo partita, intanto non guardiamo troppo oltre, perché come ben sappiamo in Serie B come perdi una o due partite poi sei di nuovo punto a capo. C'è troppo equilibrio tra le squadre, c'è un equilibrio incredibile. Esatto. A parte il Benevento che ha vinto anche stasera, c'è un equilibrio che puoi vincere e puoi perdere contro tutti. Esatto. Quindi secondo me dobbiamo, cioè vincendo a Pisa, allora possiamo parlare. Se vinci a Pisa vai in carrozza, sì. Allora io vado a salutare Claudia Marrone, Tutto Mercato Web, segue la Serie B per l'importante testata che si occupa di Serie A, di Serie B e non solo. Quindi intanto Claudia ti saluto, grazie per aver accettato il nostro invito, buon lavoro anche a te, perché so che in queste ore siete tutti super impegnati. E se avevi subito una curiosità per Manuel Pucciarelli che ti sta ascoltando, ciao Claudia, buonasera. Intanto buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti studio e a chi insomma come me è collegato. Ciao Manuel. Allora, ascoltavo un po' quello che stavate dicendo adesso, però ecco, del Pescara mi ha colpito una cosa, probabilmente è una delle formazioni al quale questa lunga sosta ha forse fatto meglio, perché il Pescara è una squadra a mio avviso costruita per ben altre ambizioni rispetto a quelle che finora può aver palesato la formazione di mister Le Grottaglie, è una squadra che meritava un'altra posizione di classifica. Cosa vi siete detti quando vi siete ritrovati? Insomma, qual è stato un po' il motto per questo rush finale di stagione? Perché io ho visto davvero un altro Pescara. Sì, tutti eravamo consapevoli che potevamo fare di più. E quando ci siamo rincontrati abbiamo detto questo, che volevamo dimostrare a tutti
che non eravamo quelli di quando abbiamo finito. Purtroppo, allora no. Come detto prima, in Serie B basta perdere una o due partite di fila e ti ritrovi in una situazione brutta, quindi poi quando sei obbligato a vincere non è detto che riesci a farlo. Io sono arrivato a Fremontani praticamente e la squadra non era messa male, era una partita ai playoff, quindi insomma purtroppo quelle ultime partite, quelle ultime trasferte hanno rovinato. Scusate, un po' il piano, però come hai detto giustamente ci ha fatto bene la sosta perché avevamo non so 11-12 infortunati, quindi sicuramente ci ha fatto meglio a noi rispetto a altre squadre. Perfetto, Manuel, Claudia e Orlando restate con noi perché vedo che si è collegato Luigi Di Marzio, il collega del quotidiano Il Centro, che saluto. Ciao Luigi, buonasera, grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Una piccola comunicazione di servizio per tutti, occhio che l'audio è aperto, quindi quando anche non siete in diretta si sentono i rumori di fondo, se possibile di tenere basse, grazie. Luigi, c'è Manuel Pucciarelli, volevo farti fare una domanda a Manuel e un commento su questa ripartenza del campionato del Pescara. Ciao Luigi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ospiti. Beh, io a Manuel Pucciarelli innanzitutto gli ho portato bene, ma anche il collega Orlando Arancio gli ha portato bene, che l'abbiamo battezzato in settimana. Io soprattutto gli ho chiesto insomma quale regalo insomma voleva per festeggiare i 29 anni, visto che gli ho compiuto gli anni il 17 giugno, e vincere con la Juve Stadia sarebbe un grandissimo regalo, ha fatto anche gol e quindi penso che abbia pescato anche il magic number. Sicuramente tornare al gol per lui dopo 190 giorni, 13 dicembre 2019, gol alla Juve Stadia, tra l'altro quando Chievo perse in casa, credo che per lui sia una grandissima soddisfazione e credo anche che sia anche la rottura di questo incantesimo negativo che purtroppo lo ha falcidiato in questo periodo. Io credo che di Pucciarelli ho una grande stima come calciatore, perché è un giocatore che a me fa pensare molto a Giovinco, anche non soltanto come esultanza, che comunque è simile con la lingua da fuori, anche come movenze, vedendo in campo, perché caspita, questo assomiglia davvero a Giovinco vedendolo ieri giocare. Io credo che sarà comunque un jolly prezioso, perché è un giocatore che può fare sia l'esterno, il trequartista, la seconda punta, è un giocatore che non dà punti di riferimento e soprattutto è un giocatore che ha quell'esperienza che in partite dove tremano anche un po' i polsi, credo che possa essere determinante, mi spiego, anche per i difensori avversari, un conto è trovarsi un ragazzino, uno sbarbatello di 20 anni che prova ad emergere, un conto è trovarsi un giocatore davanti che comunque ha alle spalle Serie B, Serie A, insomma ha anche alle spalle un curriculum importante firmato in calcio da due grandissimi allenatori come Marco Giampaolo in primis e come Maurizio Sarri. Quindi io, da scorta di quello che ho detto, credo che Pucciarelli sarà davvero l'arma in più di questo Pescara. Manuel, tra l'altro Manuel, prima i complimenti di Bruno Conti, ti abbiamo un po' detto che quel dribbling simile a quello di Bruno Conti, ora i complimenti di Luigi Di Marzio che ti ha paragonato a Giovinco, insomma che bel fine settimana per te. No, io dico come movenze, poi chiaramente parliamo di giocatori differenti, anche con carriere diverse, anche con età diverse, insomma, credo che abbiano tanti di differenza. Intanto ringrazio anche Luigi, fa piacere sentire queste parole. Io non mi piace esaltarmi più di tanto, voglio sempre dimostrare partita dopo partita, perché il calcio è questo, purtroppo quello che si fa la settimana prima poi ce la dimentichiamo quella dopo, quindi niente, spero soltanto di, come hanno detto anche tutti i compagni nelle settimane scorse, spero io di aiutarli, perché sento questa fiducia, questa responsabilità che comunque mi danno i compagni o i dirigenti o qualsiasi altra persona, ma a me fa molto piacere. Io quando sento fiducia, di solito poi insomma vediamo come farò, però di solito faccio bene, poi insomma spero di dimostrarlo partita dopo partita e aiutare la squadra prima a salvarsi e poi a sperare a qualcosa di più, perché poi potremmo essere fastidiosi noi. Dico solo questo, non dico altro. Ma con il sorriso nascondi un pensiero più bello di quell'essere fastidiosi, Manuel, di questo ne sono certo io. Io dico una cosa, ti faccio ascoltare a te, a Orlando, a Luigi e a Claudia un pezzetto di intervista, dura un minuto, realizzata al presidente Daniele Sebastiani. All'inizio parla un po' della squadra al completo senza infortuni, poi dice una frase molto importante su Manuel Pucciarelli, quindi ve la faccio ascoltare e poi la commentiamo insieme. Sebastiani.
Purtroppo la sfortuna quest'anno ci ha colpito veramente tanto, perché questa squadra, ribadisco, al completo credo che non sia da quelle posizioni di classifica. Quindi diciamo che le Grottaglie si sta giocando bene le sue chance di una conferma? Ma tutti si giocano le chance di conferma, anche quei giocatori che sono in scadenza, io l'ho sempre detto e lo sanno anche loro, perché glielo dico in faccia, non è che c'è bisogno di girarci intorno. I risultati sono quelli che ti danno poi la conferma o meno, e soprattutto che ti fanno apprezzare da quello che è il tuo mondo. Parelli ha detto in una nostra intervista, diciamo, che già a gennaio aveva una sorta di accordo che non poteva essere ufficializzato per motivi di regolamento, ma io vorrei continuare a Pescara. Questo Pucciarelli fa comodo, eh? Ma Pucciarelli, come ti dicevo prima Enrico, Pucciarelli ha iniziato anche un pochettino a ritmi più blandi, perché secondo me dopo un infortunio, dopo essere stato fuori tutti questi giorni, aveva anche un pochettino di timore, come lo stesso Antonio Balzano. Pucciarelli è un giocatore forte, è importante, se vuole rimanere e ci sono le condizioni per farlo rimanere, noi siamo più felici. E queste le parole del presidente Sebastiani, le facciamo commentare a Manuel e ai nostri colleghi, perché mi sa di prolungamento, no? Diciamo, lo ufficializziamo già stasera, Manuel? Io no, non posso dire queste cose, il presidente decide lui, quindi non dico niente. Come ti avevo già detto, c'è stato qualcosa a gennaio, cioè che era più di un prestito, parole più importanti rispetto a un prestito secco, questo sì. Però col fatto che ora abbiamo iniziato a giocare sicuramente ne parleremo poi alla fine, quindi non possiamo dire niente ora. E, per quanto riguarda le parole che ha detto il presidente, sì, io inizialmente, ma anche in settimana, c'avevo un po' di timore, perché quando sono arrivato mi sono fatto male e quindi sono stato fermo quei 2-3 mesi, avevo quella paura di rifarmi male, di non poter giocare veramente qui. Quindi in settimana avevo palesato anche questa cosa al mister, sinceramente, perché più si avvicinava alla partita, più avevo l'ansia, la paura di rifarmi male. Allora, quindi, Manuel, tu non puoi rispondere a questa mia provocazione, però credo che la tua volontà di restare in biancazzurro sia abbastanza eloquente, si capisce dal sorriso e da quello che ci avevi detto in un'altra intervista. La volontà del presidente Sebastiani mi sembrava abbastanza esplicita in questa intervista, allora vado da Orlando, Claudia, Luigi Di Marzio e Gabriele De Bari a chiedere se praticamente questa duplice intervista sa di conferma per il prossimo anno. Chi vuole iniziare? Luigi, inizi tu? Ma io spero che, insomma, che Pucciarelli rimanga a Pescara, però non voglio rompere i sogni di gloria. Credo che a livello contrattuale sarà anche un'operazione complessa, perché il Chievo credo che abbia messo bilancio Pucciarelli qualche anno fa, quando è passato dall'Empoli al Chievo, su una base di 4,5 milioni di euro. Quindi credo che cederlo così sarà un po' complesso anche per una minusvalenza, quindi anche per equilibri finanziari. E mi risulta che l'unica strada percorribile che Pescara vorrebbe percorrere è quella del rinnovo del prestito, per poi prolungare sul bilancio successivo, quindi 21-22, l'eventuale cessione a titolo definitivo, perché lì ci sono comunque i piani di ammortamento che bisogna rispettare per questioni finanziarie. Quindi credo che difficilmente Manuel Pucciarelli possa diventare un giocatore del Pescara a fine campionato, a meno che il Pescara poi non vada in A, e quindi con tanti soldi per si può prolungare il prestito, dai. Io credo di sì, credo che la strada più percorribile, l'ho detto in apertura del mio intervento, credo che sia quella del rinnovo del prestito. Probabilmente Manuel mi correggerà, a me risulta questo. Manuel? No, immagino che sia così, proprio anche per questo non sono potuto andare via a definitivo a gennaio. Perfetto, chiaro e preciso. Orlando e Claudia. Sì, ma sicuramente è tutto come ha detto Luigi, perché il Chievo deve ancora ammortizzare il costo dell'acquisto di Pucciarelli, quindi la strada da percorrere è quella del rinnovo del prestito. Probabilmente non è stato fatto a gennaio con un prestito di 18 mesi per questioni forse anche burocratiche tra le società. La strada da fare è quella di rinnovare a fine stagione il prestito. Credo che la volontà del giocatore in questo sia fondamentale, la conosciamo, la volontà del Pescara la conosciamo, quindi sotto questo punto di vista credo che l'operazione non sarà complicata. Io mi auguro che ci saranno i presupposti, tutti i presupposti per far diventare Pucciarelli poi il giocatore del Pescara nell'estate successiva, quindi nell'estate del 2021. Significherebbero tante cose belle per tutti, non solo per Pucciarelli e per il Pescara, per tutto l'ambiente. Claudia, scusami. Ovviamente questo ci auguriamo, perché
le qualità del giocatore, che ha anche superato l'esame del Bari, sono indiscutibili. Claudia, da tutto Mercato Web, dopo questa duplice intervista che hai sentito, scrivi Pucciarelli in biancazzurro anche nel 2021? Mi riservo un attimo di farlo per vedere, insomma, quello che sarà l'esito del campionato del Pescara, perché come giustamente prima diceva il collega Luigi, magari in caso di Serie A potrebbero accelerarsi le tempistiche dell'operazione. Però diciamo che quindi, quando insomma, mancano ancora un po' di partite e vediamo un po' quello che sarà il percorso non solo del Pescara poi, ma anche del Chievo, quindi credo che si possa anche aspettare, perché sì, è giusto parlare adesso di mercato, però insomma nelle restanti 9 giornate tutto può ancora succedere, quindi anche a livello contrattuale di mercato credo che insomma qualcosa si muoverà un po' più avanti, soprattutto in queste situazioni abbastanza delicate come quella di Manuel. Allora, noi per chiudere, vuoi chiedere una cosa a Manuel? Prego, sì, Gabriele, poi chiudiamo l'argomento Pescara facendo rivedere il servizio. Cosa non ha funzionato nel Chievo? Perché ti hanno fatto andare via? Bella domanda. Può sembrare che non voglio rispondere qui, in realtà in 2 anni e mezzo mi sono chiesto tante volte cosa non stava funzionando. Cioè, una società spende 4 milioni e mezzo di euro e poi ti esatto, sì, finisce così. Esatto. Bella domanda, vorrei rispondere, non lo so. Questa è la verità, che non lo so. Non l'hai capito neanche te. Spiegazioni non me l'hanno mai date. Quando andavo a parlare con un mister mi diceva di andare a parlare col direttore. Quando andavo al direttore mi diceva di andare a parlare col mister. E allora vuol dire? Non lo so, sinceramente non lo so. Io, come ho detto altre volte, non voglio parlare male, perché non mi piace mai parlare male delle persone o delle società, perché la vita non si sa mai, quindi sì. Non è giusto, però mi sono sentito veramente trattato male. Ma hai chiesto tu di andare via o ti hanno fatto andare via loro senza che tu lo chiedessi? No, era già un anno che in teoria, perché non spazio non ci sta. Come abbiamo visto non è avuto tanto. E quindi la volontà di un giocatore è quella di giocare, comunque quantomeno di sentirsi parte di un gruppo, di sentirsi importante, e lì non mi sentivo importante, quindi avevo già chiesto di poter andare da un'altra parte l'anno scorso, soltanto che non avevano ancora pagato l'Empoli e quindi non potevo andare via. Avevo tante richieste, l'anno scorso, per dirne una ora che mi viene in mente, era il Lecce, che poi è andato in Serie A e non sono potuto andare per questo discorso qui, che ancora non avevano pagato l'Empoli, fino a che non pagavano non potevo andare a fare un altro prestito. E, addirittura Giampaolo mi aveva richiamato l'ultimo giorno di mercato, sempre andando in prestito, non sono potuto andare. E quindi questo è andata così, non sono mai riuscito ad andare via. Quest'anno, prima di iniziare, ho parlato con il mister, perché la mia intenzione era quella di andare via, visto che a agosto hanno pagato i soldi all'Empoli, e niente, parlando col mister ho palesato questo mio desiderio, e lui sembrava un po' contrariato, nel senso che mi voleva dare fiducia, dovevo essere io titolare. E poi, come abbiamo visto, ho fatto 2 o 3 partite a titolare, basta. C'è tanta delusione anche un po' nelle tue parole, secondo me, Manuel, nell'esultanza, appena ti sei rialzato dopo il gol dell'1-0, dentro di te hai detto: questo è Manuel Pucciarelli, finalmente. Sì. Spero che tornerà ancora meglio, perché sicuramente non mi sento... bene, ma non tanto fisicamente, un po' psicologicamente, non mi sento quello di prima ancora, perché una partita è poco ancora per dire questo, però già da quando sono arrivato qui è cambiata, la cosa è cambiata, la musica è cambiata, quindi come ho detto spero di partita dopo partita di far bene, di aiutare la squadra e piano piano tornerò sicuramente.
Manuel, ti chiediamo di restare altri 5 minuti perché dopo la pausa pubblicitaria rivediamo il servizio della partita di ieri e poi ti salutiamo con una domanda dei colleghi, ma vorrei salutare il presidente del Teramo, Franco Iachini, che vedo collegato in diretta con noi. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Andiamo in pubblicità, chiudiamo con il servizio del Pescara e poi ampio spazio al Teramo, ma le preannuncio subito che già Gabriele De Bari, quando ha saputo che era collegato con noi, ha detto che ha qualche domanda importante e a me interesserebbe anche sapere un po' la questione stadio e la questione sull'eventuale conferma di Cetteo Di Mascio. Ci sentiamo tra un po' dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci, siamo tornati in diretta, ci andiamo a rivedere le immagini della partita di ieri, il servizio di Massimo Profeta con le parole del tecnico Nicola Allegrottaglie. Pescara batte Juve Stabia 3-1, vediamo. Ripartenza di slancio figlia di un secondo tempo assai convincente. Il Pescara alza il ritmo, cambia marcia e risolve la pratica Juve Stabia. Subito in gol Manuel Pucciarelli al debutto in biancazzurro. Zappa, il migliore, e Crecco completano l'opera. Il campo ha dato ragione alle Grottaglie. Scelte premiate dal modulo ai singoli. Prima della lunga sosta la squadra sembrava in netta, chiara difficoltà. A prescindere dalle assenze aveva perso senza opporre opposizione. Era una fase insomma preoccupante. Questo nuovo inizio invece va salutato col sorriso, al di là di un avversario modesto e nel contempo presuntuoso nell'atteggiamento. Siamo stati bravi, bravi tutti quanti a prepararla e a metterla. I ragazzi sono stati bravissimi a fare tutto quello che gli ho chiesto di fare, quindi i complimenti vanno a loro. Oggi potevamo fare anche 6-7 gol. Assolutamente, la vittoria è legittima, è chiara, netta, si potevano anche realizzare 6-7 gol. Però per esempio nel primo tempo ho visto che la Juve Stabia impostava diciamo a tre, alzava molto Vitiello sulla destra e lì si creava un buco che poteva essere sfruttato. Eh sì, il nostro obiettivo era quello di andare a giocare proprio alle spalle del mediano e volevamo prendere ecco quello spazio lì. Inizialmente non ci riuscivamo perché andavamo prima sul terzino per poi andare lì, ma noi volevamo alzare il nostro terzino, prendere l'ampiezza per poi far venire dentro Memusciai e la punta dall'altra parte, diciamo, avevamo preparato così. Quando abbiamo sbagliato quel gol davanti alla porta ho detto si vede che è 4 mesi che non vediamo il campo. 4-4-2, assetto inedito, senza una prima punta di ruolo, Pucciarelli al debutto a fianco a Galano, Zappa e Memuscia agli esterni di centrocampo, il ritorno di Balzano dopo 9 mesi, in difesa Drudi preferito a Scognamiglio, Crecco sulla fascia mancina. Per contro il 4-2-3-1 disegnato da Caserta, doppio regista Calò Di Gennaro. La mediana, come si dice in gergo, va piano e soprattutto senza interdizione. Canotto lavora poco in fase di non possesso. Nell'impostazione, difesa 3, Di Gennaro si abbassa tra i due centrali, Vitiello viene lasciato alto, il Pescara potrebbe approfittarne ma non lo fa. Il primo tempo insomma è più di attesa, anche se Memusciai ha questa buona chance. Nulla però di incomparabile con quella costruita al minuto 24, inserimento di Zappa, invito in mezzo, Vitiello si eclissa e Memusciai, forse spinto alle spalle dallo stesso capitano stabiese, cestina la limpida opportunità. Nelle retrovie da segnalare il salvataggio di Drudi in anticipo su Tonucci. Allo scadere invece la pressione di Busellato tra i più positivi. Mallamo perde un pallone sanguinoso, Memuscia innescato da Galano prova a piazzare, prova del respinge e lo stesso Galano spedisce alle stelle. A conti fatti 3 occasioni monumentali, in una prima frazione giocata forse con eccessivo rispetto ma in modo intelligente. Il canovaccio muta completamente nella ripresa e Pescara alza il ritmo e cambia marcia, più aggressivo e intraprendente. Subito uno spunto in area di Castanos, si ferma Drudi, sembra nulla di rilevante, non entra Scognamiglio ma Masciari Angelo che fa registrare un ottimo impatto. Crecco scala al centro della difesa, soluzione peraltro già provata nei giorni precedenti. Minuto 12, Zappa va in pressione su Germoni per inciso disastroso. Pucciarelli, che un attimo prima aveva sciupato una ghiottissima chance, si fa perdonare, salta, prove delle, sblocca il punteggio. Prima partita con la nuova maglia e primo gol alle spalle, un periodo difficile e sfortunato per l'attaccante toscano che ha tutto per rilanciarsi. Rete importante che libera mentalmente Bianchezzurri. Arriva infatti il meglio, minuto 71, da un esterno all'altro, fuga e cross perfetto di Masciangelo, al resto ci pensa Zappa, che controlla col petto, elude Germoni, troppo leggero nel contrasto e fredda da 2 passi Provedel. Quarto sigillo stagionale per il classe 99, destinato ad una carriera luminosa. A 11 dal termine il Tris, Memusciai prende il pennello, cross col contagiri e terzo tempo di Crecco, 2 ruoli cambiati,
1-1 inedito in 90 minuti e anche la soddisfazione del gol che gli mancava dal 3 marzo dello scorso anno contro lo Spezia, sempre all'Adriatico. Solo per le statistiche il punto della bandiera, 4 dal termine di Salvatore Elia, figlio di Firmino, attaccante con trascorsi nel Giulianova in C1 dal 2002 al 2004. Finisce così 3-1, risposta significativa, bella ripartenza, col pubblico sarebbe stata però decisamente un'altra cosa. E questo dunque il servizio del nostro Massimo Profeta, prima di salutare Manuel Pucciarelli che ci deve lasciare la trasmissione come gli accordi presi con la società. Io do il benvenuto a Marco Calabresi che è la voce di DAZN della Serie B. Ciao Marco, buonasera. Ciao Enrico, ciao a tutti. Grazie anche buonasera. A te per essere con noi, so che eri impegnato, ciao, un articolo Marco. Anche abbastanza delicato sul Corriere dello Sport per la positività di Dimitrov, con uno dei giocatori più importanti del tennis mondiale, sta bene, quindi sì. Non ci dovrebbero essere problemi, ci auguriamo. Prima di salutare Manuel Pucciarelli, volevo una tua domanda, Manuel. Marco. No, io faccio i complimenti a Manuel, immagino che le domande sul suo stato fisico, sulla sua condizione siano state già fatte, quindi complimenti per il gol di ieri. Gli chiedo, visto che è un Pescara molto giovane, se c'è un giocatore che lo ha colpito particolarmente, visto che lui ha trascorsi anche in Serie A, sentivo il servizio di Massimo che parlava di una possibile carriera luminosa per Zappa, se è d'accordo con Massimo, se c'è qualche altro giovane che lui vede al piano di sopra nei prossimi anni. Sì, sicuramente Zappa sta facendo bene, si vede che potrà fare una carriera incredibile, perché può fare sia il terzino che l'esterno e c'ha un passo importante. E, se ti devo dire un altro giovane che mi ha veramente impressionato, e fossi un direttore, un presidente di una società, lo comprerei a qualsiasi cifra, è Bettella. Chiaro e preciso, Manuel Pucciarelli. Manuel, noi ti ringraziamo, ma soprattutto ti facciamo i complimenti. Pronti via, subito un gol fondamentale per il Pescara, che sia il primo di tanti. Speriamo, speriamo. Grazie a Manuel Pucciarelli. Grazie. Io a voi. Torno, perché lo avevamo annunciato poco fa, al presidente del Teramo, Franco Iachini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, ospite alla Domenica Sportiva. Eccoci, presidente, buonasera. Buonasera. Allora, ci sono tanti giornalisti collegati in diretta con noi, Claudia Marrone, Tutto Mercato Web, Luigi Di Marzio del Centro, Orlando D'Angelo, Gazzetta dello Sport, Marco Calabresi di DAZN e Gabriele De Bari in studio. Io faccio la prima domanda a Franco Iachini e poi lascio il microfono a questo importante parterre di colleghi. Com'è la situazione stadio, presidente? È stata rinnovata questa convenzione? C'è qualche problema? Perché non mi sembra che sia tutto rose e fiori. Tocchi un tasto dolente, purtroppo. Abbiamo già fatto, è passato già un anno dal famoso preaccordo del 9 giugno e ad oggi siamo ancora in una fase di incertezza. Sono stati fatti sicuramente dei passi significativi, l'amministrazione ha chiesto una serie di documenti all'ex concessionario che stiamo aspettando da 3 settimane. Questa attesa sta diventando un po' troppo snervante, tra l'altro io credo che insomma adesso i miei legali qualche cosa dovranno fare. Addirittura i legali? Beh sì, certo, ci sono i legali che stiamo trattando queste cose da diversi mesi con gli uffici legali, perché sono abbastanza delicate, non sono cose che si possono vedere così allo sportello, ecco, diciamo. E comunque adesso vedremo, speriamo che questa settimana ci sia qualche novità importante, perché sinceramente stiamo arrivando ad una situazione veramente ridicola. A questo punto la posso definire solo ridicola, perché un'amministrazione che non riesce a far sentire il suo peso, a questo punto mi inizia un po' a spaventare. Comunque vabbè, io sono confidente nel sindaco, lui mi rassicura che le cose si dovranno chiarire velocemente, anche perché noi comunque stiamo attendendo dal sempre dallo stesso comune altre risposte, che possono essere quelle del famoso campo dell'Acquaviva, che sono, è più di un anno che aspettiamo che esca questo bando. Insomma, ci sono dei ritardi che sinceramente fanno perdere un po' la fiducia, però andiamo avanti.
Presidente, io lascio, insomma, è stato chiaro e preciso, anche mi sembra molto arrabbiato sulla questione stadio, questa è la mia sensazione. Andiamo con tutti io i colleghi. Di averne diritto. Ecco appunto, io lascio per ultimo Gabriele De Bari perché so che è, molto, che è una domanda pungente dal punto di vista tecnico per il presidente Franco Iachini. Può iniziare chi vuole, vediamo chi c'è collegato per il presidente del Teramo Franco Iachini. Chi vuole iniziare, vai. Io intanto, Presidente, buonasera, piacere di conoscerlo, Orlando D'Angelo, capisco anche il suo stato d'animo perché purtroppo chi investe nello sport ad alti livelli e mette capitali nello sport non può ritrovarsi poi a discutere, ad avere sempre a che fare con le lungaggini per la gestione degli impianti. Insomma, gli impianti sono fondamentali per lo sport, quindi dovreste avere strade spianate, invece avete le montagne davanti e non riusciamo mai a capire perché. Le chiedo sui playoff, se comincia a salire un po' di adrenalina per l'avvicinarsi del primo luglio della partita a Catanzaro, e se insomma sogna di andare avanti, perché dopo le cose potrebbero farsi molto interessanti anche a livello di blasone con possibile partita al Partenio o a Terni, insomma portare il Teramo in un palcoscenico in cui manca da un po', soprattutto da quella purtroppo per noi abruzzesi mancata Serie B conquistata sul campo qualche tempo fa. Presidente. Sì, beh, allora, innanzitutto ci potrebbe essere la sorpresa che la partita si giochi il 30 di giugno, quindi ci è stato un po' richiesto dalla Lega, però adesso è da vedere, credo per esigenze televisive, non lo so ancora. Non sappiamo ancora se affronteremo la Ternana, dobbiamo aspettare l'esito della Coppa Italia, della finale di Coppa Italia, e quindi anche questo ci permette di organizzare non perfettamente la partita, perché naturalmente incontrare un avversario piuttosto che un altro, cioè giocare in casa piuttosto che fuori casa, la cosa cambia un po' i ritmi. Oggi c'è stata la prima partita del Teramo in casa, una partita di un'ora 11 contro 11 che è finita 1-1, dove il CT di Mascio ha ben organizzato ed equilibrato le due formazioni. I ragazzi sono veramente non vorrei esagerare, però da come dicono in uno stato di forma discreto, cioè si pensava tutti quanti che questo stop avesse prodotto delle lacune fisiche, però devo dire che il mister e i preparatori sono assolutamente contenti e soddisfatti. Li vediamo molto motivati, questo è importante, perché comunque hanno capito che questi playoff che la società ha deciso di giocare per loro è una vetrina importante, importante per la loro carriera e per la squadra tutta, e insomma anche per me, mi fanno un buon regalo. Comunque alla prima stagione da presidente raggiungere l'obiettivo dei playoff è sicuramente un bel traguardo. Certo, io speravo di più, però non è ancora finito. Luigi Di Marzio del centro, poi Claudia Marrone, Marco Calabresi e chiude Gabriele De Bari. Luigi. Presidente, buonasera, salve. Io la mia macroarea è diversa, è quella del mercato. Le volevo chiedere che cosa succederà col portiere Tomei, perché insomma sappiamo che c'è questa trattativa in corso con Tomei, che credo che, o meglio, i procuratori di Tomei credo che vogliono un rinnovo biennale. Voi come società siete fermi invece, volete aspettare e capire meglio quello che succederà. Questa è la prima domanda. La seconda, se può darci ulteriori notizie sull'eventuale reintegro o il proseguo di questo braccio di ferro con Luca Di Matteo, perché per chi non conosce l'argomento, Luca Di Matteo, ricordiamolo che al momento non è stato reintegrato in rosa. Allora, Presidente, prima di rispondere a Luigi Di Marzio, sono le 22:15, devo andare in pausa pubblicitaria, l'ultima, e poi andremo fino alla fine con tutte le risposte. Pausa pubblicitaria. Eccoci, siamo tornati, Presidente Iachini, le due risposte alle due domande di Luigi Di Marzio, collega del centro. Allora, per quanto riguarda l'accordo con Tomei, come sapete ci sono due posizioni diverse. La società aveva chiesto un prolungamento del contratto di un solo anno, la richiesta della controparte è diversa, quindi siamo su due posizioni diverse. Noi comunque quest'anno
Ringraziamo assolutamente Tomei per la bellissima e stupenda stagione che ha disputato, facendo anche degli interventi veramente spettacolari. Sicuramente è nostra intenzione valorizzare molto i giovani, quindi i nostri Valentini e Lewandowski. Credo che Tomei abbia forse altre aspettative e ad altre occasioni, quindi insomma diciamo che purtroppo quando le parti non si accordano non è che la colpa è né dell'una né dell'altra parte, ognuno ha le proprie esigenze, pertanto entrambe rispettare. Per quanto riguarda il discorso di Matteo, beh guardi, noi, io come ho sempre detto, sono una persona che cerca di guardare una società dal punto di vista aziendale. E normalmente quindi quando ci sono delle situazioni su cui si devono adottare dei provvedimenti che riguardano il bene della società si adottano. Poi è normale che abbiamo chiesto anche su sollecitazione, su richiesta, cioè noi abbiamo addito il collegio arbitrale, per carità, quindi è una prassi dovuta, abbiamo rispettato. Dopodiché c'è stato anche richiesto il reintegro da parte degli avvocati, delle cose che noi abbiamo fatto in due occasioni, però questo non è avvenuto e ovviamente i legali del calciatore hanno preferito non far venire a fare le visite presso il centro sportivo. Noi siamo comunque, la nostra porta è sempre aperta, disponibili per poter parlare e chiarire, quindi diciamo che ognuno deve tutelare i propri interessi, io devo tutelare gli interessi della Terno Calcio e i legali devono tutelare gli interessi del Don Di Matteo, che ricordo una persona squisita che a me piace molto dal punto di vista umano anche dal punto di vista. Oh, io chiedo una cosa ai nostri ospiti, attenzione all'audio, chi sta parlando vicino a un computer collegato perché poi rientra in studio. Questa è la risposta del presidente Franco Iachini. Claudia Marrone, Marco Calabresi e Gabriele De Bari per chiudere. Claudia, tutto mercato web. Presidente, buonasera. Allora io giro un po' di nuovo il coltello nella piaga, torno sulla questione stadio perché l'amministrazione comunale teramana non è l'unica amministrazione che, diciamo così, fa un po' di ostruzionismo a società che comunque poi si mostrano solide come lei, ma penso anche a tante altre parti d'Italia dove c'è la stessa problematica, non capendo magari che questo può anche creare problematiche future sia di programmazione che anche di voglia di un presidente di restare. Quanto è fondamentale quindi la questione stadio per la progettualità di una società che insomma parte come lei con i migliori auspici e comunque anche effettivamente con una certa solidità? Ma guardi, io quando ho deciso di entrare nel calcio ho chiesto di fare questa operazione perché comunque lo stadio doveva essere per noi una revenue che ci poteva portare nel futuro degli introiti che potessero equilibrare almeno in parte, veramente in parte, quelli che sono gli investimenti che vengono fatti nel calcio. Se lei capisce, se io faccio un investimento da subito, ho iniziato a mettere dentro quasi 2 milioni di euro per questo investimento, l'ho dovuto fermare, quindi c'ho un anno perso della concessione che mi dovrebbe essere, e naturalmente non proseguo a fare altri investimenti, no? Perché sarebbe da farsi, perché qualora dovesse venire per ipotesi la concessione ritirata, io quei soldi li ho praticamente buttati nel gabinetto, per non usare una parola un po' più corta. Quindi lei capisce che non si può fare l'imprenditore sapendo che ci sono dei tempi così assurdi. E purtroppo queste cose ci sono, accadono. Io sinceramente ho anche battuto i pugni in maniera molto forte, a volte si rischia anche di essere antipatici, scostumati nelle forme, però la sostanza è quella che conta, e queste cose sicuramente in un periodo come quello che andiamo affrontando, che staremo affrontando, quindi di forte crisi alla prospettiva, queste cose fanno comunque, lasciano il segno. Però speriamo bene. Abbiamo capito che abbiamo capito che il presidente è molto molto arrabbiato per quanto riguarda la questione del stadio, scusami ti ho interrotto. Più che essere arrabbiato a questo punto sono veramente amareggiato, scoraggiato, ecco. Sono veramente scoraggiato. L'ultima Claudia che poi andiamo da Marco Calabresi. Ma perché secondo lei c'è questa sorta di reticenza da parte delle amministrazioni comunali? Allora, innanzitutto non è
diciamo che l'amministrazione è tecnicamente una terza parte, nel senso che l'amministrazione ha chiesto al concessionario precedente di dimostrare i requisiti per avere l'idoneità della concessione che aveva, per poterli trasferire nella Newco che io ho acquistato successivamente. Ora, questi requisiti, io credo che, siccome sono delle, alla fine si riducono a dimostrare degli investimenti, delle spese fatte, cioè a dimostrare nel corso degli anni che sono state fatte e mantenuti determinati livelli di investimenti. Ora, se questi investimenti sono stati fatti, insomma, non ci vuole tanto a tirare fuori le carte, no? Quindi aspettiamo che queste carte vengano prodotte dalla parte in maniera tale che a quel punto il comune metta una pietra sopra, sancisca ok, la concessione è in regola e si trasferisce tranquillamente. Ora, queste cose non è che ci vuole tanto a farle, si potevano fare già ad agosto, già a settembre, già a ottobre, già a novembre, ogni volta che lo chiedete, siamo arrivati a giugno, sinceramente nasconde. Poi vabbè, c'è stato il periodo Covid, per l'amore di Dio, questo è sicuramente una cosa che non che va, travalica tutto, però a un certo punto io credo che ci voglia un po' più di determinazione. Il comune l'ha dimostrato già negli ultimi passaggi, però la lettera, l'ultima lettera l'ho fatta i primi di giugno, come oggi siamo 21-22, quanto è 23, sì. Io credo che tirare fuori delle carte ci voglia veramente qualche ora di tempo. Presidente, c'è Marco Calabresi, io rifaccio l'invito a tutti i colleghi, attenzione perché c'è qualche audio, qualche televisore vicino. Forse il nostro in redazione, un attimo che abbassiamo l'audio. Grazie Luigi, perché sennò entra tutto l'audio dentro la trasmissione. Enrico, ho abbassato anch'io, visto che mancano 30 secondi alla fine di Ascoli Perugia e ho messo leggermente perfetto. Più basso. Com'è il Marco Paziano? Calabresi dov'è? Nel confessionale del Grande Fratello? Dove l'avete messo? No, guarda, c'è la porta a vetri che dà sul balcone, se avessi aperto le tende ci sarebbe stato riflesso in tutta la cucina e immagino che magari te le spettatori non avessero interesse a vedere i piatti buttati lì per aria. Marco, per il presidente Franco Iachini. No, sdrammatizzo e faccio una domanda al presidente chiedendo un po' di raccontare il punto di vista, la prospettiva del Teramo in quello che è successo in questi due mesi anche a livello di Lega Pro, no? Perché c'era stata questa proposta a dir poco azzardata, non so se è d'accordo con questo termine, da parte dell'assemblea di decretare la quarta promozione per sorteggio, poi c'è stata ovviamente questa proposta respinta da parte del Consiglio federale. Chiedo un po' come è stata vissuta sotto questo punto di vista questa lunga sosta a livello societario nel rapporto con la Lega. Ma guardi, allora io le dico, io ho votato per fare l'estrazione, assolutamente, sono uno di quelli dei fautori, perché comunque oggi noi stiamo vivendo dei playoff che sono veramente non vorrei usare una parola che poi dopo possa essere tacciato di poco, ecco, bravo. Grazie Gabriele, hai detto tu, non l'ho detto io, se no poi mi riguardisco. Noi stiamo affrontando dei protocolli assolutamente dispendiosi. Sicuramente per una squadra di Serie A può sostenere queste cose. Noi ogni quattro giorni, dopodomani, rifaremo il quarto giro di tamponi, faremo di nuovo i sierologici. Cioè, sono delle cose. Abbiamo una struttura che naturalmente noi dobbiamo rispettare tutto, quindi tutti i protocolli, tutto quello che viene fatto a Teramo è stato fatto egregiamente. E di questo ne sono soddisfatto, perché poi, come dico, io ho sempre detto, una cosa la devo fare, la facciamo bene o non la facciamo per niente, tant'è che quando ho deciso di partecipare sapevo a che cosa andavo incontro. Giocare in uno stadio a porte chiuse è veramente una cosa oscena, lo state vedendo voi, io già ho avuto l'esperienza l'8 di marzo, l'ultima partita, che tra l'altro potrebbe essere la prima partita con cui iniziamo, con la Juve Stabia, qualora la Ternano dovesse vincere, quindi speriamo di poterci riprendere la rivincita, me lo auguro. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, ecco, veramente una cosa. Adesso li facciamo perché giustamente hanno deciso di fare così, non si discute. Io non sono una persona che rispetta le regole, se le regole sono state queste, qualcuno la catena di comando la impone, va bene, uno le può criticare ma deve rispettare. Però sono delle... sicuramente non era, per me non era da giocare, però andiamo avanti. Siamo in chiusura. Non si sa mai che la fortuna aiuta gli audaci.
Siamo in chiusura, c'è una domanda credo anche abbastanza pungente di Gabriele De Bari e poi volevo fare una considerazione finale io. Ah, ha fatto lo sguardo preoccupato il Presidente. No, il Presidente ha tanti pregi, però non sa fingere, non sa essere diplomatico. E prima ha dato una risposta che secondo me, lo dico con presunzione, non era quello che lui pensava. Ha detto che è soddisfatto dei playoff. Presidente, il Teramo era decimo in classifica, a oltre 20 punti dalla vetta. Come può un presidente vincente che ha investito così tanti soldi dichiararsi soddisfatto del decimo posto? Io non la credo, anche se lei lo ribadisce, io non la credo. Sì, non vero, credo. Non sono bravo a essere diplomatico, dovevo fare il diplomatico, sì. Però. Vabbè. Vedi, quindi ho fatto bene a non credere. Perché sì, uno come lei non può, non può essere però, soddisfatto. Siamo arrivati qui, ci sono state tante difficoltà, però alla fine devo dire che comunque credo che questa squadra sta prendendo forma. Ho visto i ragazzi. Non fa gol neanche negli allenamenti, 1-1 hanno fatto, Presidente. Il grave problema del Teramo è che non segna, e non segna manco il giovedì, manco nelle partite di presettimanali. Sì, però devo dire che io credo che questa occasione di riscatto possa effettivamente scuotere un po' l'orgoglio di qualcuno. Poi c'è da dire che alcuni nostri giocatori che purtroppo sono stati infortunati stanno dimostrando di avere un'ottima capacità fisica. Non voglio fare i nomi perché sennò ce li inizia a occupare. Devo dire che qualche sorpresa la tireremo fuori. Questo era un preambolo, non era la domanda. La domanda deve ancora arrivare. Se i playoff non vanno come lei sogna e come lei spera, come noi speriamo che lei sogna, a fine anno cambierà qualcosa in una società che l'ha delusa, sia come risultati, sia come il resto? Perché se non arrivano i risultati, un presidente, un massimo di dirigente tira le conclusioni e prende delle decisioni. Ma sicuramente cambierà qualcosa, per carità, però, anche perché dagli errori si impara sempre, non si deve perseverare, si deve sicuramente cambiare. Io ho già detto a Certeo Di Mascio, che a cui ho già auspicato la guida per il prossimo campionato. Aspetta, questo è uno scoop, Presidente, è confermato? Lo accendiamo? Sì, assolutamente no. Con Certeo abbiamo parlato in questi giorni, siccome lui oltre a essere un buon allenatore e tra l'altro non vedo quale sia la meraviglia, perché qualcuno ha detto ma è un allenatore dei giovanili, mi sembra che Pescaglia dei Grottaglie abbia il primo allenatore che viene dalle giovanili, Ascoli mi sembra che abbia anche lì lo stesso primo allenatore, poi Certeo oltre a essere un allenatore che ha un curriculum credo assolutamente invidiabile da tantissimi, è anche un buon manager, perché lui interpreta non solo la squadra come dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista organizzativo nell'ambito di quelle che sono le prospettive della società, che è un po' quello che io ho cercato. Quindi con Certeo ci siamo sentiti, è una persona che è molto, come dire, molto sicura di quelle che sono i suoi obiettivi, le sue capacità a raggiungere questi obiettivi. Io gli do fiducia e quindi spero che dimostrerà in questi playoff di poter far giocare bene, perché comunque è vero che le sue ultime tre partite sono state negative dal punto di vista del risultato, però era normale, venendo da una situazione così com'era, prendere in mano una squadra. Adesso credo che sia in grado di poter organizzare un buon gioco, vedremo cosa saprà fare, ma è una persona di prospettiva, Certeo, e quindi ha tutta la mia fiducia per il prossimo campionato. Allora, noi siamo arrivati al termine, non so se qualche collega ha un'ultima curiosità per il presidente Franco Iachini. Chi vuole fare proprio l'ultimissima domanda? Io volevo solo complimentarmi per la scelta di confermare il mister Di Mascio. Presidente, credo che lei abbia fatto benissimo, perché in Abruzzo, soprattutto per un progetto nuovo come il suo, avere un allenatore come Di Mascio è una sorta di assegno in bianco, le farà tornare voglia e entusiasmo di stare nel calcio, perché a Pescara ha valorizzato tantissimi ragazzi che sono diventati grandi calciatori, lo aveva fatto prima
nella Curi, e quindi mi auguro tra qualche anno di vedere qualche ragazzo che è partito da Teramo, qualche campi della Serie A, sarà a merito di questa scelta che ci ha annunciato questa sera. E me lo auguro anch'io. Presidente, siamo proprio in chiusura, io le volevo fare l'ultima domanda. Lei è convintissimo di andare avanti con il calcio, nel senso, dopo un anno di aver assaggiato, dopo che ha assaggiato un anno questo mondo, è convinto di aver fatto la scelta giusta? Io penso che qualcuno mi ha fatto una battuta. Certo che quando sei arrivato tu hai beccato di tutto di più. E credo che di aver provato una sensazione assolutamente particolare, che molte persone le lasciano basite, impaurite. Sì, è difficile, perché tra l'altro questa mancata riforma, o almeno non annunciata riforma, che torno a ripetere, per me è fondamentale, dopo aver visto come si gestisce oggi una Lega Pro, metterà veramente a duro rischio di sopravvivenza tantissime squadre. Non so se questa sarà una scelta voluta, se una scelta voluta, una selezione naturale. Io spero che il territorio capisca lo sforzo che ho fatto e che si dovrà fare ancora di più il prossimo anno. Questo territorio, che a Teramo sicuramente non è che mi ha dato granché, però vabbè. Il territorio, presidente, è invidioso dei uomini che hanno sul successo e dei uomini facoltosi, quindi è una doppia invidia che lei si porta addosso, e finché potranno, anche se non lo faranno in maniera aperta, non le daranno una mano, ecco. Io sono convinto che non, perché se volevano dare una mano a quest'ora, i problemi che ci sono stati, che erano problemi risolvibili, erano già stati accantonati e superati. Invece no, invece vede che c'è sempre qualcuno che fa ostruzionismo. Sì, è vero, questo è vero. Io spero che ci sia, spero di sollecitare qualche uomo di buona volontà nella provincia, anche nella regione Abruzzo. Ci sono manifestazioni di interesse, sono fiducioso. Io sono sempre stato una persona ottimista, e finché non la vedo proprio buia buia buia, per me c'è sempre una luce in fondo. Presidente, grazie. Grazie Presidente. A Claudia Marrone, Tutto Mercato Web. Grazie a Luigi Di Marzio del Centro, Orlando D'Angelo, Gazzetta dello Sport. E a Marco Calabresi chiedo solo un'ultima cosa. Marco, che è successo con Dimitrov nel tennis oggi? È risultato positivo al Covid-19, quindi aveva giocato in questo Adria Tour tra Serbia e Croazia, in cui si sta andando contro le regole, chiamiamole così, del distanziamento sociale, porte apertissime. Quindi, anche in Italia? Come? Anche in Italia si va contro, non c'è controllo sulle spiagge, sui lungomari, dappertutto. È una trasmissione sportiva, Gabriele. È una trasmissione sportiva. Chiudo col calcio, Enrico, al volo. Occhio al Pisa, perché la prossima partita è Pisa-Pescara. Ieri ero alla Rechi per Salernitana-Pisa, ho visto una squadra in salute, quindi partita molto difficile per il Pescara venerdì prossimo alla Rechi. Perfetto. Il Pisa ha una grande forza. Il Pisa ha una grande forza, mister Luca D'Angelo. Che a Bruxelles. Sono d'accordo, sarà un derby per D'Angelo, ma ho visto una squadra che sta molto bene fisicamente e paradossalmente sta mancando l'uomo che aveva trascinato la squadra fino a dicembre, che è Marconi. Anche ieri l'ho visto un po' in difficoltà, però il resto della squadra gira bene, quindi occhio. Vedo che il presidente Iachini ascolta con un particolare interesse, vuole questo campionato, presidente. Invidia più che interesse. Ma quanto è stato vicino a qualche società di Serie B in questo periodo? Perché mi è giunta voce. Ah no, c'è. No? Cosa? Ci dobbiamo far conoscere, cerchiamo di conoscerci. Ho capito, va bene. Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi. Li saluto ancora una volta: Luigi Di Marzio, Claudia Marrone, Orlando ciao D'Angelo a tutti, e Marco Calabresi. Un abbraccio, ciao a tutti. Saluto a tutti, ciao. Grazie a Gabriele De Bari. Grazie a voi. Grazie a Dino D'Angelo, preciso e puntuale come sempre la sua regia. Noi con la Domenica Sportiva, Gabriele, torniamo domenica prossima. Vi racconteremo cosa è successo a Pisa per il campionato di Serie B, come diceva Marco Calabresi. Gioca venerdì, tutte giocano venerdì alle 21, e quindi abbiamo il commento dopo 48 ore di quanto è successo. E io mi affido sempre alle grandi sorprese che sta regalando in questi mesi Gabriele De Bari ai nostri telespettatori. Grazie Gabriele De Bari e buonanotte ai nostri telespettatori.